Mi trovo nel patio interno dell'Archivio Generale delle Indie a Siviglia, una costruzione maestosa su due piani, fatta costruire nel 1500 dal re Alfonso II, Felipe II, come borsa della città di Siviglia, in quanto i mercanti e i commercianti si incontravano all'interno della cattedrale, ma ormai la situazione non era più gestibile visto il grande traffico e la grande espansione economica della città. Quindi fu costruito questo palazzo maestoso proprio a fianco della cattedrale. È un palazzo che si appoggia su uno strato su un basamento, diciamo, di gradini per essere appunto un po' rialzato e dall'iniziale borsa, quindi come funzione iniziale quella di essere la borsa della città, fu gradualmente trasformato nell'archivio di tutta la documentazione che arrivava dalle Americhe e poi dalle isole del Pacifico e dall'Asia grazie alle scoperte navali dei grandi conquistadores, diciamo, spagnoli. Ecco. Adesso l'archivio custodisce milioni e milioni di documenti, libri, mappe e corrispondenza relativi proprio al periodo del grande colonialismo spagnolo e della sua espansione in tutto il mondo. Mi salutano. Sicuramente merita una visita, l'entrata tra l'altro è gratuita e potete veramente rimanere affascinati, così come sono rimasta affascinata io, oltre che dalla struttura che è veramente elegante e bellissima, anche proprio dai documenti che si trovano, come per esempio tutti i progetti per costruire il palazzo e la corrispondenza appunto tra i commercianti e le autorità, quindi il re, e poi anche tutta una serie di documenti su quello che veniva scoperto, quindi vocabolario di spagnolo con le lingue indigene dell'America e dell'Asia, tutta una serie di trattati economici che venivano stipulati tra le varie potenze e tra le varie società di commercio. Tra l'altro è importante il fatto di conservare i vocabolari delle lingue indigene, in quanto molte di queste lingue sono ormai sparite e quindi sono per il loro studio l'unico strumento che ora si ha a testimonianza proprio di antiche tribù che ormai non esistono più. Ecco. Quindi vi consiglio la visita all'Archivio Generale de Indias, proprio accanto alla cattedrale, quindi facilissimo da trovare.